Siamo qui con Roberta Borrelli, autrice di un libro intitolato Si prega di attendere. Il libro nasce da un'esperienza dolorosa che viene elaborata però con grande ironia, con grande senso critico. Questo libro è stato scritto con un intento non solo letterario, ma anche con un altro scopo. Ci può parlare di questo obiettivo che si nasconde dietro questo lavoro? L'obiettivo di questo romanzo è quindi sì, sicuramente raccontare la storia di una persona che è in attesa di un organo per tornare a vivere, facendo mettere il lettore da quest'altra parte per sensibilizzare sulla possibilità di dichiararsi donatore alla famosa dichiarazione di volontà sulla donazione di organi e tessuti post-mortem. L'idea nasce dalla volontà di impiegare il tempo di questa terapia salvavita che io effettuo 3 volte a settimana per circa 4 ore e mezza in qualcosa che sia costruttivo e quindi ho pensato di mettere a nudo, partendo da una storia vera che è quella mia, allargandomi verso ovviamente quella che potrebbe essere la storia un po' di tutti. Il libro è anche uno spaccato culturale degli anni 90 della Salerno che conosciamo tutti. Questo perché? Perché se l'obiettivo è quello di far mettere il lettore da quest'altra parte, quindi nel percorso e nella quotidianità di chi aspetta un organo per salvarsi, è anche pur vero che questa è una condizione di vita che può capitare a tutti. Per cui, siccome io ho cercato di non farmi fermare dalla malattia, come dicevi tu, io scrivo nel libro, io non sono la mia malattia, io sono tutto il resto, è proprio per dare un messaggio di speranza e di amore verso chi vive comunque una condizione di difficoltà, cercando di far capire che in fondo siamo comunque persone fortunate, perché se ci guardiamo intorno la vita è comunque bella e siamo tutti un po' fortunati, abbiamo tutti qualcosa per cui vale la pena continuare a vivere, continuare a lottare, non arrendersi, impegnarsi anche nel sociale affinché ci sia voce anche per tante persone che non hanno magari la nostra forza di volontà, la nostra capacità di resilienza. Nel libro c'è un capitolo intitolato Mano nella mano e in questo capitolo si parla di Zoe, una bimba che tu hai adottato e che ti chiede da dove arrivano i bambini. Tu rispondi ridendo da sotto il cavolo. In effetti questo incipit, che è molto divertente, lascia trasparire una problematica molto seria, che è quella della genitorialità negata. Tu, a causa della tua malattia, non hai potuto portare avanti una gravidanza naturale e hai dovuto optare per una genitorialità alternativa. Ci puoi parlare di questo? Mano nella mano è il capitolo in cui racconto la vera storia di quando mia figlia è arrivata a casa ed è stata una scelta voluta, fortemente voluta da me e mio marito perché la malattia mi ha impedito di avere delle gravidanze naturali. Per cui ci siamo approcciati al mondo dell'adozione e è arrivata finalmente questa bambina che ovviamente ci ha cambiato prospettive, orizzonti, priorità e che ha reso la vita mia e di mio marito ancora più bella. Ne ho voluto parlare perché ritengo che l'adozione non debba essere per forza l'ultima scelta, ma è un mondo di amore e di possibilità che molte persone magari non conoscono. Mi faceva piacere parlarne, con l'obiettivo appunto di sensibilizzare anche su questo tema, perché sono tanti i bimbi nelle case famiglie che aspettano di poter vivere finalmente una vita fatta di amore e di famiglia e sono anche molto più consapevoli di quello che ci aspettiamo. Sulla copertina del libro noi possiamo notare una pallina da tennis. Come mai questo riferimento? Sì, perché in realtà nel libro si parla tanto di sport, si parla di tennis, perché io nasco come giocatrice di tennis e lo volevo fare a livello professionistico, ma la malattia mi ha impedito di continuare questo sport che era in quel momento tutta la mia vita, per cui per lunghi periodi io ho quasi odiato il tennis perché lo vedevo come la causa della mia patologia. Per cui lascio il tennis intorno ai 20 anni, lo reputo causa della mia patologia, ma poi scopro con questa rinascita, con questa metamorfosi che in realtà questa passione non si è mai esautorata e ritorno a giocare a tennis. Infatti nel libro è raccontata questa nuova esperienza grazie all'ANED, che è una
delle due associazioni di volontariato a cui andrà in beneficenza il ricavato del libro, perché l'ANED, che è l'Associazione Nazionale Emodializzati, ha una sezione sport, per cui oggi io faccio parte della Nazionale Italiana dei Pazienti in Dialisi e in Trapianto, che ha l'opportunità di giocare dei tornei internazionali, e quindi ritorno a giocare a tennis e con l'altra mano, ma nel libro è spiegato, quindi non spoileriamo tante cose, e riscopro questa grande passione che mi ha sempre coinvolta. Allora, io invito tutti a leggere questo libro perché è molto interessante, affronta molte questioni, tutte intrecciate: vita privata, vita pubblica, vita professionale, genitorialità, sofferenza, elaborazione della malattia, speranza, sguardo verso il futuro. Ma invito anche alla lettura, perché con l'acquisto di questo testo si va a sostenere la campagna informativa di due associazioni importanti che operano a livello nazionale, ANED e AIDO, molto attive nella campagna di sensibilizzazione alla donazione degli organi e dei tessuti post mortem. Grazie. Grazie a voi.